avanti, dritto. Perché così ho detto Asapri, ma già tra chi c'è? Chi c'è? C'è nessuno. Aspetta un po' voi due. Dovina. Stiamo aspettando che... Sì, ma io per leggere i nomi, mi devo mettere così, mi devo mettere... Buonasera. Ciao, no, scusa. Siamo noi. Mi avete buonasera. Saluta. Buonasera, ciao, buonasera a tutte. Un brano suo. È bella. Allora, siamo un po' di persone, lo riprenderemo tutti perché non vogliono essere ripresi. Ci sono alcune amiche e c'è Katia. E c'è Sabrina. Sono venuta a rompere le scatole, ma adesso me ne torno al mio tavolo. Ciao ragazzi, c'è l'insalata. Grazie, c'è l'insalata, c'è Sabrina, c'è l'insalata. Che meraviglia, questa fa venire fame di nuovo. Sta fa venire fame per me. Ma la pizza non la mangi. Allora, Katia è scappata. Eh sì. Perché? Guardo, che guardo da qua. Ma che fumi? Se sta fuma sotto. Sta fuma sotto pure lei. Smettete le fumate, che fa male, porca paletta. Oh, chi c'è, chi c'è? Fa male la pelle, alla sera sarebbe. Sono altre le cose che fanno male. Fa male ai polmoni, guarda. Fa male l'ansia. Io sono molto stanca della giornata e si vede tutto. Forse dovremmo fare così, dai, che dici? Poi ci sono andate. No, che non leggo i nomi. Non leggo i nomi, se sta contro, non ci vedo. C'è quest'altra che se ne frega e si impepa e si insala al mangiare. Siamo un po' di persone, però non abbiamo ripreso. Ma perché non vi vedo? Come mai? Perché io ti avevo tolto la visualizzazione quando ti ho fatto la sorpresa al compleanno. Posso cambiare? Ci ringraziamo tanto. Sta tornando mia sorella. Ah. E mi preoccupo. Allora mi tolgo e faccio sedere tua sorella. Vieni cara. Adesso si incavola perché la riprendo. Sì. Ciao Gri. Eccomi. Stai in diretta? Sì. Eccoci. Ci passo un po'. Fammi salutare tutte le due cocche. Vieni Laura. Allora, lei non vuole essere ripresa. Auguri, grazie. Oggi mio figlio fa 6 anni. Bello, la riete. Si è nascosta. Neanche una foto. Vedete la mano, ragazzi. Ciao. Tanti auguri a Manuela, tanti auguri a te. Ce la fai? Auguri! Si rompe? Sì, certo! Fragolina del momento. Se riesci, c'ho le unghie. Eccola! Auguri amore! Che bella questa torta! Bella, bella, veramente! Meravigliosa! Wow! 43? 34! 34. Suonati! Suonati c'è scritto, suonati! Mi sono sbagliata! 43 suonati! Donna, scarta la carta! Allora, partiamo per i regali! Vai, scarta la carta, nessuno ieri stiamo per dei componenti da scegliere. Katia, Katia, facciamole scartare queste carte. Scarta la carta. Ormai, la volevo tanto. Bellissima. Le colleghe. Sephora. Da Sephora. No, è verdino. Scusa, ma è bello. Verde penicillino. Marc Jacobs. Se ne riuscì la labbra rossetto che volevo. Assista. Vai, 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 vai. Io guardo Laura perché le spiegano. La. Ma tutti con il rosso. Io odio il rosso, ma lo sai. Rosso fa bene, tutto rosso, per la fortuna. Comincia a farlo, poi una risica è che odia questo, non si può sentire. Tu mi conosci? Sì, Agata, sei stata tu. Marte è suo? Marte, dominate lo sapevo. Oddio! No. Bella! No, non ci credo. Ce l'ho tutte e due le versioni. Oddio, adesso sì, sta roba dove la metto? Io lo so già dove metterla. Questa la tua mia cognata pure, hai visto la vita? Bella proprio. Sì. Questa me la tengo io, penso. Quanto è bella! Mi piace un sacco. Poi. Poi quanto ci piace scattare. Vai. C'è un regalo,
Un'altra busta rossa? Ma sono tutte buste rosse. Oh, io odio il rosso, mi conoscono proprio. Questa è mia! Che busta molto interessante! A lei piace la questa pesa? Pensa quanto pesa! Bella! Non piace! Devo scattare subito! Sì, che bella! Sorella! Scusa! Adesso è questo del giro! Giro. Adesso vediamo! Sapri! Oddio! Oddio! Pure rompere! Riesco ad aprirlo! Aspetta, Ale, via qua, via. Aspetta, aiutala, via qua. Ci sono altri pezzi? Gira, aspetta, gira, gira. Te lo dico. Come si chiama? Di puli che sta di pulito. Clean cotton è quella che sta di pulito, ammorbidente. Esatto. Oh, adoro. Ok. Mia. Da ciao. E poi ne ho un altro. Paralume. Paralume. Allora, questo. È a paralume, questo va nella cabina armadio subito. Guarda quante figo, guarda la lampada, guarda la lampada, guarda la lampada, guarda la cabina armadio, ma che è un paralume, guarda, non c'entra proprio niente, guarda quale piromane. Mi piace da morire. Guardate che sciccheria. Questo è il lusso, ragazzi. Questa è spenta. Bellissimo. A maggior ragione se la accendi vedi che diventa pericolosa. Ok. Bella. Attento. Si sente un po'. Si vedono le sbattute. No, questo è il più buono di tutti. Di Dash. Di Dash. Madonna, è fresco proprio. Ok. Biancheria. Siamo però buonissimi. A casa nuova lavoro le lenzuola, cambio le lenzuola che si sente il profumino. Andiamo avanti. Andiamo. Ding dong. Questa è mia, di Katia. Sabrina e Katia questa. Al nostro vulcano. Sì. Auguri. Katia. Non sei solo sorda, sei pure sorda. Katia, Sabrina, due. Siamo rimaste noi due. Siamo solo noi. Non è venuto, fatele arrivare qualcosa di alcolico, almeno lo giustifichiamo. Esatto. Sì. Sto morendo. Un regalo riciclato. Sì. Se non mi piace me lo rivendo. È di Zara! Cioè, capisci? È di Zara, ma ha aperto sui pantaloni. Alla concorrenza! Bello, cioè, cavolo! Dimmi se questo non è colore! Ha aperto sui jeans! Bello, che bello. Con jeans strappato! Con jeans strappato! Le piace un sacco! Bello! L'hai detto 7000 volte che mi piaceva. Lo sapevamo che ti piaceva. Era capito che mi era piaciuto. Sì, hanno memorizzato. Guarda la mia amica assistente, ok? Meno male. Se basta, è finito. Finito. Sei contenta, tesorina? Sì. Baci. Baci a tutti. Buon pomeriggio. Ho deciso di iniziare il video così. Avete visto comunque la serata, non ho girato molte immagini, non ho girato molti video perché c'erano anche persone che non volevano essere riprese per YouTube, quindi sanno della mia seconda vita qui su YouTube, del mio secondo mondo, però, grazie Barbara, però non vogliono insomma essere riprese. Altre amiche invece sono molto entusiaste di questa cosa, mi sostengono, poi comunque c'era Katia, c'era Sabrina, Eden Beauty, quindi avete visto, domani esco con lei, ci vedremo nelle dirette, anzi devo recuperare anche il caricabatterie da borsa per non rimanere senza telefono.
Dunque, vi ho fatto vedere che scartavo i regali, ve li rifaccio vedere velocemente. Ci sono dei regali in più che lì non si sono visti perché non me li sono portati dietro, mio marito e anche altre amiche, insomma altre cose. E parto prima da quello velocemente che avete visto nel video mentre scartavo, perché comunque era buio nel locale, nel ristorante, quindi si vedeva ben poco, quindi ve li faccio vedere meglio. Quindi, come dicevo, non è che si vede tutta la tavolata delle amiche, delle colleghe, eravamo una decina di persone perché molte non volevano essere riprese. Vi racconto in breve quello che mi è accaduto il giorno del mio compleanno. Ho fatto tardissimo perché voglio mangiare questo, voglio mangiare quello, mamma dove vai, blah, 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 sapete come va. Quindi a un certo punto ho detto vabbè, scendo un po' prima e prendo la torta, non sapendo invece che di venerdì, io credevo che fossero parecchie pasticcerie qui in zona, a Roma è piano comunque, aperte. Invece me ne sono trovate due in particolare che io, da cui io praticamente ho sotto casa, chiuse, e mi sono messa a cercare, vado in una, non mi piacevano le torte che aveva, mi metto a cercare sto famoso pescatore, mi sembra che si chiama così, pasticceria di zona che tutti nominano, e avevo la curiosità, dico fa torte buone, prima di tutto perché te chiami il pescatore che vendi le torte e non il pesce, e vabbè. Seconda cosa, metti in cavolo di cartello, perché sono finita in una balera, ok? Sì, Emanuele, nella traversa della farmacia con la macchina. Cartello sbiadito, a momenti entro contromano per fortuna, parcheggio però, davanti lascio la macchina in quattro frecce, messa malissima, scendo col telefono all'orecchio perché nel frattempo avevo levato il via voce, e faccio... Le mie amiche che mi chiamavano e si susseguivano queste telefonate, tutte a darmi indicazioni di questa bellissima pasticceria, buonissima pasticceria, vedo delle luci finalmente e dico sì, ho raggiunto il pescatore, vedo, e dico al telefono a questa mia amica ma si scende giù? Sì sì, si scende giù. Più scendevo e più la cosa mi si faceva strana, sempre più ripida sta scala, e dico ma si scende proprio giù? Sì, si scende proprio giù. Gente che risaliva con vestiti eleganti e lunghi, anziane, persone anziane ovviamente, perché una balera, entro dentro era una balera, stavano tutti ballando, e faccio ad una persona, mi sa che ho sbagliato posto, io con l'abitino, il cappottino e tutto, qui non vendete le torte, mi sa, no. Ma vanno guardando e dico ma questa qua che c'è sta a fa, liscio, tango e quant'altro, me la svigno correndo come una pazza, mi addentro ancora di più a piedi nelle vie buie, nel frattempo Katia al telefono, ma dove sei finita, ti sto cercando per la zona, Katia sto cercando una pasticceria, aiuto, il pescatore, Katia in bocca alla via, che mi giro, a parte che mi si era appiccicato uno che non aveva capito che io volevo solo la pasticceria, chissà che si è pensato, e faccio Katia vedo liberato di questo. Sono a un certo punto, mentre Katia mi vede e mi suona, io respiro di sollievo, che mi ha praticamente acchiappata, mi chiama la mia amica e mi fa amore mio ti ho preso la torta, sbrigati perché ti ho preso anche il posto fuori dal ristorante. Chi è che ce l'ha le amiche così? Chi ce l'ha? Chi ce l'ha? Chi ce l'ha le amiche così? Arrivo lì, parcheggio finalmente e entro dentro, il resto è storia, nel senso che avete visto anche un pezzo di diretta, avete visto comunque lo scarto dei regali e tutto, quindi serata bellissima, mi sono divertita tanto, sono stata a mio agio come non mai, con persone che mi vogliono bene, a cui voglio un mondo di bene, persone che comunque mi capiscono, con cui io mi rilasso, che sanno di YouTube, che sanno di me, il mio carattere, la mia pazzia e via dicendo. Ma non vi dico per trovare qua quella pasticceria, che adesso io sono curiosa di andare a vedere sto pescatore. Ok, partiamo con farvi vedere velocemente prima i regali che voi avete già visto, che stanno tipo nell'angolo giù in fondo, quindi mo li tiro random. Quello che mi hanno regalato è, dovrei farvi vedere anche quello che mi ha regalato mia sorella, che è un prodotto per le ciglia, che quello già costa tantissimo. Lei ha voluto farmi insieme alla mia amica questa candela che sa di nuovo di profumo, dei panni stesi e quant'altro, che io adoro. Poi il colore, oddio quanto mi piace, anche Sabrina è piaciuto tanto. La cosa bella però che non è la candela in sé per sé, la Yankee, io la chiamo così, la Jungle Candle, questa qua, ma il fatto che diventa ovviamente una lampada, lo potete vedere da qua, l'avete visto quando l'hanno montata, quindi starvi a far perdere tempo a farla rivedere è meravigliosa. Quindi questo se non muoio prima
proprio vedendo il prodotto per le ciglia che mi ha comprato mia sorella, che è tipo eyeliner in gel, che si mette già i risultati dopo 15 giorni che serve per infoltire, allungare e bla 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 le ciglia. Ve lo prendo alla fine, anzi ricordatemelo. Poi vi faccio vedere anche questi regali che non avete visto e velocemente faccio vedere quelli che invece avete visto, di quest'altra tonalità che io stramo. Io amo questo colore in questo periodo, lei l'aveva capito, segue i miei video ed è la persona che mi ha... Cristina, io adoro Cristina, una persona che non conosco da tanto tempo ma che sento vicina molto alla mia anima, è una persona che secondo me merita tanto, sempre, no? Quelle persone che incontri nella tua vita quando la vita vuole farti un regalo, ok? Lei è una di quelle persone, penso che la mia vita, che è una persona speciale, ok? Un'amica veramente speciale, una di quelle persone che ti fa dei gesti e delle cose per cui tu capisci l'affetto e l'amore che lei mette, nonostante magari non ci vediamo da mesi. Ti prende la tua, ti salva la vita in sostanza. Sono quelle amicizie che tu rimani, anche quello che mi ha fatto scrivere sulla torta, no? Che tu rimani perché e capisci che nonostante tante amiche che ti vogliono bene e gli vuoi tanto bene, questa persona è veramente speciale. Se non ci fosse, probabilmente mancherebbe, non so spiegarvelo. È una di quelle persone, la diretta la metto su YouTube, è una di quelle persone che non credo che lascerò mai andare via dalla mia vita. Quindi Cristina, ti voglio un mondo di bene. Questa me l'ha regalata lei, la persona speciale. Questa mi piace tantissimo, penso che la metterò davanti. Amo questo genere di colore e mi piace molto il fatto che la catena sia scura e in acciaio. Lei mi ascolta nei video, mi segue, si vede. Poi busta rossa, io non ho capito il perché. Dentro ci sono due cose, una è un'altra borsa fatta in quel modo che le mie colleghe credo hanno preso da Pinky, e poi anche loro sono persone splendide che mi ascoltano evidentemente, mi hanno preso da Sephora il famoso rossetto che poi vedrete in un'altra diretta, in un altro video, di Marc Jacobs, che molte di voi, Marc Jacobs, Move Time, il 556, che mi avete visto in una diretta, avevo provato da Sephora e tutti a dirmi ma qual è, stupendo, lucidalabbra meraviglioso, è questo. Meraviglia delle meraviglie, non vedo l'ora che costava un occhio della testa e tutta dermi ma che hai sulle labbra. Quel giorno che ho comprato la giacca verdino, adesso vi mostro quale. Questa è di una tonalità leggermente diversa, per me ci sta bene. Il giorno che ho comprato sta giacca, in pratica mi avete visto su quel lucidalabbra rossetto che avevo provato da Sephora. Queste loro l'hanno presa, sta benissimo secondo me con questa giacca con rifiniture argento da Pinky. La giacca l'avevo presa da Camaillé, ma secondo me se girate in questo periodo le trovate. Oggi l'ho pure gettata a terra, meno male che ho pulito e strapulito ieri, perché volevo assolutamente vedere come ci stava. Velocemente vi faccio vedere appunto i regali che vedrete già, avete già visto dal video precedente. Da Zara, Sabrina e Katia mi hanno preso questa meraviglia. Al lato vi metto la foto di Zara perché non ho tempo di fare il try on, che tra poco mi sa che mio marito mi chiama per svignarcela, con questa fantasia molto delicata, molto ricamata, anche come copri costume, come vuoi, sopra un vestito, è molto primavera estate, ovviamente non vedo l'ora di indossarlo, e da mettere anche sui jeans strappati un top a fascia. Io sto in fissa con queste cose lunghe, vedo non vedo, aperte, che fanno un po' gioco, no? Mi piacciono tantissimo. E Katia l'ha trovato, io lo volevo da Zara, era andata quasi a ruba, ma credo sia stato poi riassortito. Mi sa che i regali ve li ho fatti vedere tutti, quelli che avevo scartato lì. Passiamo a quello che non avete visto. Su YouTube andrà questa diretta video. Sephora... anche stavolta, mamma quanto mi piace questa fantasia e questi fiori, adoro, fiori tropicali, io l'ho già aperta, lei non è venuta alla festa, quindi non l'avete visto, perché non poteva, è stata male, povero amore mio, Lucilla, una delle mie più care amiche, anche lei fa parte un po' del trio, e questa di Huda Beauty che io stavo impazzendo per averla, la amavo, l'adoravo, la volevo. Che fine hai fatto? Tutto bene. Ah sì, sono stata maluccio con l'abbassamento di voce. Mi sono ripresa just in time per il compleanno, ok? Ok. E non riesco ad aprirla, ve la voglio far vedere. È Topaz. Obsession, obsession. Bellissimo il diamante davanti della Sora Huda. Mi ho presa a chiamarla così. Bello il diamante. E i colori sono questi, di una meraviglia più totale, ed era quella che
più di tutte amavo, più di tutte volevo, più di tutte mi ci truccherò, è la grande. Bellissimi colori, ma mi piacevano quasi tutte, anche quella sul blu, quella sul color viola, quella sulla ruby, quella sul rosso, belle. Ero impazzita per quando avevo visto queste qui di Huda. Ciao ragazze. Strepitosa, non vedo l'ora di farmici un bel trucco. Dopodiché, ciò che proprio non avete visto, che è una parte del regalo di mio marito, è questa borsa qui, questa borsina, come direbbe la mia amica. Non vedevo più la catena che è all'interno e ha un motivo questa borsa di prima donna. Io spero che hanno tolto il prezzo, vabbè, che tanto c'ero io quando mio marito una cosa mi ha fatto per sorpresa e l'altra l'abbiamo, lui me l'ha voluta regalare mentre eravamo in giro, che è questa. Questa borsina di prima donna ha un senso, quelle borse che metti un po' d'estate, c'ha un senso, perché ci siamo poi tornati, perché il giorno in cui però mio marito mi ha detto che ti faccio, che ti non faccio, e sapeva che volevo questi sandali, questa è una parte del regalo che mio marito mi ha fatto, sono questi sandali celeste polvere con questo tacco da prima donna che io porto tantissimo, ho sfruttato, mi avete sempre chiesto le scorse estate, la scorsa primavera dove vendevo le scarpe. E sono morbidissime, sono identiche a quelle che ho preso quest'estate in colori diversi. Quando le ho viste celeste io praticamente ero svenuta e lui ci è tornato, me l'ha prese in sostanza, belle, bellissime, di un color celeste polvere non meraviglioso di più, bellissime, le adoro, ciao Emily. Poi eravamo insieme, in realtà non so se farmi fare, mio marito fa che vuoi, che ti, perché mia mamma ha fatto come regalo di compleanno l'abbonamento alla palestra, che non vedo l'ora di tornarci, quindi comunque mi ha obbligato in questo modo e via, veramente dobbiamo ancora andarci e tutto, quindi mi farà quello come regalo, non abbiamo avuto modo. Mia sorella ha il prodotto sulle ciglia, delle ciglia che vi faccio vedere, quindi tutte cose molto utili. Un'altra mia amica ha ordinato online dei prodotti per il viso che io da tempo che volevo e che poi vi farò vedere, della Zuccari, conoscete quella marca. Volevo farmi fare il tatuaggio alle sopracciglia, oltre che comunque le scarpe e questa borsa non impegnativa, non di marca, ma esattamente identica alle scarpe. Sai d'estate quando metti quei sandali comodi per andare in centro, dove il terreno è un po' dissestato, diciamocelo, nel senso che ci sono i San Pietrini, quindi il tacca stiletto ci cozza un po' lì, si potrebbe rovinare, quindi quelle borse non impegnative dove metti portafoglio, chiavi e cellulare e scappi fuori perché è estate. Pensavo insomma di indossarla così, non è nulla a pretendere, una di quelle borsette piccoline, no, da mettere così a spalla, corta, perché la catena è un po' lunga, penso di farla ridurre, sì, e sta benissimo ovviamente con queste scarpe, infatti mi sa che per il momento saranno nella scatola assieme, non credo di indossare i sandali a breve. E questi quindi erano tutti i miei regali di compleanno, vi devo far vedere, vi porto un attimo con me, vi faccio vedere se riesco a scavalcare il mascara, cioè non è un mascara, scusate, è una sorta di eyeliner che mi ha regalato, che infoltisce tantissimo alla lunga le ciglia. Prima si chiamava Rapid Lash, adesso si chiama To Lash. È questo prodotto, comunque se è lo stesso che io utilizzavo prima, ho acceso la luce, è fantastico perché infoltisce da morire le ciglia, ma tanto le allunga. Io in alcuni periodi in cui mi vedo un pochino più stressata lo utilizzo, le foto del rossetto e questo per le ciglia. Ah sì, guarda, una bomba, mia sorella l'ha provato, io questo era un po' quando lo compravo, però lo compravo quando si chiamava Rapid Lash. Costa un pochino comunque come prodotto, questo un po' meno rispetto a quello di prima che stava sulle 50, comunque è perfetto. Quindi insieme alla mia amica mi ha fatto la lampada e più lei la sola mi ha fatto questo prodotto. Spero apprezziate anche gli sforzi. Vi lascio perché ho paura che questo video poi e questa diretta diventano veramente lunghissimi perché c'è di tutto, insomma, dal compleanno, da venerdì che stavo elettrica fino a quello che ho girato adesso. Vi mando un mega bacio, buona domenica, ci vediamo domani con Sabrina, anche se è lunedì, ci facciamo un ricco e largo giro, quindi ne vedrete delle belle insieme e non vedo l'ora di incontrarla, ci siamo già organizzate, già messe d'accordo. Bacio, a domani, ciao!